Dame eleganti e cavalieri con le armature, esploratori in Africa tra i guerrieri di un villaggio, la pagoda dei Tugs nella giungla indiana dedicata alla sanguinaria Dea Kali, orsi bianchi e foche negli scenari glaciari dell'Artico, maghi, folletti, giganti, balene, piovere e leoni e naturalmente anche il genovese Baciccia, protagonista persino nelle avventure sul Nautilus di 20.000 leghe sotto i mari. È il mondo pieno di fascino, raffinata eleganza e fantasia delle marionette di Angelo Cenderelli, artista e uomo di cultura a tutto tondo, oltre che funzionario dei lavori pubblici, che a Genova progettò il Liceo Doria e l'Intendenza di Finanza. Le sue marionette con scenografie, copioni, arredi, abiti e attrezzi di scena sono la meraviglia esposta a Campomorone, nel Palazzo Comunale Baldi, che dal 1996 ospita anche il museo, riallestito nel 2013 con la straordinaria collezione di Cenderelli. Cenderelli, un artista genovese, arte e passione per le marionette. Sì, Cenderelli era un genovese che è vissuto a fine dell'Ottocento sino alla metà del Novecento ed era davvero un grande appassionato che probabilmente aveva avuto diciamo la fortuna di avere un teatro delle marionette nella sua casa ed era diventato appassionato in una di queste attività che poi è diventato un vero e proprio lavoro. Oltre ad essere un marionettista a tempo perso, era anche un abile scenografo, e questo è testimoniato poi dalla produzione che vedremo durante appunto la visita al museo. Tra l'altro, appunto, Cenderelli ha avuto la fortuna di avere un proprio teatro delle marionette situato a Genova in Santa Maria degli Angeli, ed è stata una delle compagnie marionettistiche che ha avuto una vita più lunga a Genova. Quindi ha avuto la possibilità di acquistare o di avere comunque in dono da altre compagnie come la compagnia di Rostagno, la compagnia Mignone, anche delle marionette probabilmente, dei pezzi costumistici e anche dei copioni. Un'arte che poi verso la metà del Novecento in qualche modo scema e va in calo, ma fino ad allora è stata molto in auge. Sì, il teatro delle marionette, che ricordiamo, la marionetta è un'arte più nobile, non sono i burattini che si muovono con le mani, le marionette occorre una certa capacità a muoverle, sono quelle che si muovono con i fili, ed era proprio una sorta di quotidiano che girava i paesi e portava le notizie, raccontava dei viaggi, degli avvenimenti, romanzandoli e anche facendoli conoscere alle persone. La cura, il talento, la passione, la qualità artistica e la grande cultura di Angelo Cenderelli, che anche uno dei nipoti da molti anni in Argentina ha ritrovato visitando anni fa Palazzo Baldi, si leggono nella lavorazione di ognuna delle sue marionette, curate in ogni particolare, nei costumi, negli elementi scenografici, nella lingua dei copioni, delle tante storie. Tra le tante avventure andiamo proprio a vedere 20.000 leghe sotto i mari, c'è il copione e c'è anche la scenografia. Sì, abbiamo un copione manoscritto che è veramente una bellissima opera, proprio perché è scritto con una bellissima calligrafia e anche con un genovese aulico e artistico che è veramente così curioso e molto, molto importante. Ecco, ricordiamo che la collezione Cenderelli è una delle collezioni e proprio tutto il teatro marionettistico di Cenderelli è una collezione genovese e può essere rappresentata in tutti i copioni che noi abbiamo ritrovato. Qui abbiamo i due palombari appunto immersi sul mondo nel mare, la piovra, il capodoglio e tanti di quei pesci appunto che nominava anche Baciccia. Sì, è proprio buffa questa scena, veramente noi l'abbiamo rappresentata anche pensando alla rivolta ai bambini, anche se il teatro delle marionette non è solo un'opera, non è una forma di teatro per bambini. Ed è buffo perché alla fine Baciccia conclude questa scena dicendo: ah, come vorrei che mia moglie Katainin, che la moglie di Baciccia si chiamava Katainin, me li potesse cuocere in padella. Quindi da Giulio Verne una certa dissacrazione, ma anche tanta ironia. Sì, è anche proprio la capacità di portare a Genova, col dialetto, quello che era un'opera importante come quella di Jules Verne, che comunque, ecco, testimonia proprio anche la grande cultura di Cenderelli. Tecnica pittorica, composizione stilistica, ispirazione dei manoscritti, marchi ingegni per arricchire di movimento il racconto, mobili, stoffe, attrezzi, sono parti essenziali di un mondo in cui il marionettista è insieme artista e artigiano. Se si rovina un pezzo, se devo sostituire un pezzo della marionetta o delle mie scenografie, devo essere capace, talmente abile da poterle anche ricostruire e magari anche con poca spesa. E le marionette sono come attori in carne ed ossa.
A ogni spettacolo vengono preparati i loro costumi per andare in scena, dagli abiti alle calzature, ai copricapo. 70 marionette tra personaggi umani e animali, 100 copioni, ma anche tantissimi attrezzi di scena e tanti appunto i vestiti, gli abiti. Sì, gli abiti, i pezzi degli abiti sono oltre 260 e testimoniano davvero una capacità notevole. Noi pensiamo da parte delle donne di casa di Cenderelli nel confezionamento, dalle divise ai calzini, ai copricapi, a tutte quei costumi che servivano perché la marionetta, diciamo, diventasse un attore. Cioè la marionetta era un manichino che veniva spogliato e rivestito a seconda del ruolo che doveva interpretare, quindi aveva bisogno di parrucche, di abiti e anche di oggetti che venivano recuperati anche dalle case di bambola oppure venivano costruiti dai marionettisti stessi con materiale povero, quindi legno, cartapesta, piccoli pezzi di metallo. Noi guardiamo le parrucche, guardiamo gli abiti, guardiamo tutte le passamanerie fatte a mano, testimoniano davvero una grande abilità e anche un grande amore per quello che si faceva. E tutto sommato questo è proprio la lezione che speriamo che i visitatori apprendano dalla visita del museo. Però c'è anche un teatrino dove si può appunto vedere direttamente e partecipare alle rappresentazioni. Sì, chi ha curato l'allestimento del museo ha voluto proprio mostrare al visitatore che cosa significa per il marionettista rappresentare uno spettacolo. E quindi questo crea davvero una circolazione di idee e di conoscenza da parte di chi viene a vedere il Museo delle Marionette. Ed ecco il piccolo teatro che a Palazzo Balbi ripropone durante le visite guidate momenti della presentazione. Il sipario è alzato, qui è il teatrino appunto dove i visitatori possono, mentre appunto guardano, ammirano, partecipare alla rappresentazione. Sì, tra l'altro il teatrino era poco più grande di quello che appunto di quello che viene rappresentato. Questa è una copia, ma in realtà non era poi troppo grande, perché un teatro di Cenderelli poteva contenere 100-150 spettatori, quindi c'era davvero un rapporto marionettista e pubblico. E una delle cose che ci fa veramente sempre rimanere a bocca aperta è la capacità del marionettista del fare l'attore, i movimenti della marionetta, il rumorista, insomma, chi faceva il marionettista doveva fare davvero tutto. Ora vediamo quello che si diceva prima, quello che è il ruolo e quello come agisce il marionettista dietro questo palcoscenico. Andiamo a vedere il ponte. Prima eravamo visitatori, ora siamo marionettisti, o comunque siamo al posto dei marionettisti. Siamo sul ponte dove appunto si prendevano posto i vari marionettisti e camminavano avanti e indietro muovendo le mani, le braccia, facendo anche ginnastica, perché abbiamo avuto modo di vedere che era un lavoro anche abbastanza faticoso e anche abbastanza scomodo, però credo di grande soddisfazione. Per cui devono dare emozioni, movimento e voce. Sì, certo, sì. Soprattutto un tempo, adesso è anche facile riuscire a fare una registrazione magari in precedenza, ma un tempo tutto era fatto, come si dice, in diretta. Il Museo delle Marionette nel Palazzo Balbi di Campomorone è aperto tutti i sabati dalle 15 alle 18. Si possono prenotare visite guidate, laboratori e ci sono anche incontri per le famiglie.